Tra gli ospiti della puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show c'era anche Stefano De Martino. Il tema della serata era i terremoti dell'anima e il ballerino di Amici non ha potuto che ricordare la sua separazione dalla moglie Belen Rodriguez. Affrontare il tema del terremoto dell'anima a dicembre è perfetto perché è il mese delle mancanze. Quest'anno il mio terremoto dell'anima è stato la separazione da mia moglie, per me l'anima è tua moglie, tuo figlio, una casa, il tuo habitat. Quando viene meno questa casa, ti senti smarrito. Prima ti ritrovi la via della cucina al buio, poi non trovi né la cucina, né il corridoio. Poi il dolore per questo fallimento lo metabolizzi, lo chiamano elaborazione del lutto, si passa dalla negazione iniziale in cui si fa finta che non sia successo nulla, fino all'accettazione finale, nel mezzo ci sono altre tappe come la rabbia e la depressione. Nonostante ciò, secondo Stefano, la sofferenza fa parte della vita. I terremoti dell'anima fanno soffrire, ma viva Dio che esistono, perché preferisco vivere, soffrire, amare, anziché continuare a esistere apaticamente. Mentre per Natale i suoi desideri riguardano soltanto la serenità del figlio Santiago. Che regalo chiedo a Babbo Natale? Essendo un padre, in cima alle mie priorità c'è la felicità di mio figlio Santiago, quindi chiederei un regalo per lui.